una nuova scommessa. Era il momento in cui noi cercavamo di riscattarci. Era da... poi il sì o il no alla fine. Esattamente, quindi avevamo riposto forse un'aspettativa eccessiva nell'essere accettato meno a Sanremo, non considerando che magari una canzone può anche non avere bisogno di questo, perché se c'è una buona, e trova altre strade, c'è una buona idea, una buona emozione, le canzoni hanno le gambe, vanno per fatti sole, loro. Poi peraltro continuano a vivere al di là del tempo, perché se conquistano il tempo vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro. Per questo dico, le classifiche sì, sono importanti, sì, certo, però è importante avere una sicurezza del proprio cammino, della propria strada. È ovvio che più sei giovane, più questa strada non la vedi così subito chiara, esatto, bella, meravigliosa. Però se uno ci lavora invece, più vedi l'obiettivo. Io mi ricordo il primo anno che siamo andate a Sanremo, che noi volevamo quella cosa lì ad ogni costo, la volevamo e ci avevamo lavorato tanto, abbiamo lavorato a quel disco tantissimo, abbiamo scritto i pezzi con una passione. Mi ricordo, prendevamo, partivamo con la chitarra, viaggi, tornavamo, cioè abbiamo investito tutto lì. E quando siamo andate a Sanremo noi non abbiamo mai pensato di non farcela. Abbiamo pensato, adesso andiamo lì e ci andiamo a prendere quello che è nostro. Oh. Era un atteggiamento forse un po' naif, un po' infantile, se al vuoi. Massimo ora ci sbatte la faccia. Però esatto, però ci abbiamo creduto, e questo è stato forse il merito più grande. Poi peraltro no, di Vamos al festival ha generato questo enorme successo, tant'è che anche ora, io che frequento locali malavitosi, è una delle poche canzoni che certi disgiochi coraggiosi rimettono e parte in pista chiunque, anche colui che ha la gamba ingessata, improvvisamente miracolo, boom, parte, perché deve sentirsi un po' Paola e un po' Chiara. Gianluca. Complimenti. Poi volevo chiedere, se non sbaglio c'è stato il tentativo di fare un pezzo anche, cioè di dividersi, insomma volevo chiedere, a proposito di crisi, se c'è stata l'esigenza anche di seguire un percorso indipendente, insomma, oppure di... Ma a un certo punto lavoriamo da 11 anni insieme, e dopo aver sperimentato tantissime cose, perché noi siamo sempre state molto, uso il termine un po', non irrequiete, però sempre sì, con la voglia di cambiare spesso, di metterci alla prova, di sondare anche territori differenti dal punto di vista dello stile musicale, ma anche con l'immagine, insomma... Questo ha molto a che fare con l'artisticità e poco col management, lo dico per gli aspiranti. Però se si può trovare un buon compromesso, no? A un certo punto sì, è nata anche l'esigenza di fare, non di rompere il progetto, ma di ampliare anche delle vedute, perché ovviamente siamo due autrici anche indipendenti, lavoriamo insieme perché è un piacere lavorare insieme, abbiamo comunque molte affinità, come dicevamo prima, quindi scrivere musica insieme, noi abbiamo costruito uno stile, però anche individualmente è importante, no? Cioè non è che per forza magari il successo di una debba essere il fallimento dell'altra, anzi al contrario, io penso che comunque esplorare anche individualmente arricchisce un progetto con un'altra persona. Io all'epoca avevo fatto appunto quel singolo, che poi fu un esperimento totalmente insperato, nel senso che io l'avevo lanciato su internet perché le case discografiche non me lo volevano produrre, poi andò secondo in classifica dietro gli U2, non mi passavano il video, insomma, parlando di porta in faccia. No, è vero. E adesso Paola uscirà con una sua canzone tra pochissimo, e poi riscriveremo un altro disco magari tra un anno. Separate ma in casa. Separate in casa, però sempre, ecco, ci tengo a dire che Paola e Chiara è non solo, non siamo soltanto sorelle, musiciste, amiche, cantanti, ma consideriamo anche Paola e Chiara un progetto vero e proprio, e un giorno veramente ci piacerebbe in un futuro riuscire a produrre degli artisti, fare quello che ha fatto in qualche modo Caterina. È una strada molto difficile, perché abbiamo solo sperimentato per il momento appunto questo ultimo disco che abbiamo fatto, che ti abbiamo portato in regalo, eccolo qua. Molto bene, un album. Sì, è in inglese, non so, però ci sono le traduzioni in italiano. Cambiare pagina, va bene, me la ricordo, ecco. Ma questo va bene. Ci avete tutti il profilo MySpace, quelle cose lì moderne? Sì, tutti, le cose lì moderne. Chi è che non ce l'ha? Gianluca, Pedro. Vorrei sapere, però potresti fare un bel profilo. Olè! Perché non l'hai fatto, Gianluca? Ma io sono un po' negato con la tecnologia, non mi affascina per niente. Anche se io so che è importante, soprattutto col lavoro che facciamo, però
non mi piace proprio, cioè sono molto distaccato dalla tecnologia proprio. Anche se, ripeto, so che è importante. La grande vetrina sembra questa. Diversa da questo che invece ora è molto di moda, Facebook. Sì. Ah, quello ce l'ho. Chi è che ha Facebook? Un profilo su Facebook? Pedro ce l'ha, vedi? Perché me l'ha fatto mia cugina. L'hanno fatto, me l'ha creata. Poi adesso sono 3 settimane che non lo guardo comunque, perché non è che ci sia tutto questo tempo di starci dietro. Io chiedo scusa perché non so dei dettagli, forse dico anche una stupidaggine, faccio una gaffa. Ma qui non avete accesso a computer? No, nella scuola no. Dentro la scuola? No. Dentro no. A Residence sì. Sì. Telefonino? Sì. A Residence. Qui no. Qui messaggini al fidanzato, alla fidanzata, li mandate col piffero. Bisognerebbe averlo prima di spedirgli un messaggio, però non li ma no, perché poi ogni tanto uno come me un po' si confonde, nel senso che tra da una parte i reality, dall'altra i talent show, e amici è un non è chiaramente un talent show, reality talent show, però c'è qualcosa di reale. Torniamo per un momento ai video, ce n'è